Wahey-kuj, ben ritrovati da vostro Androlink91 in questo nuovo episodio di Inazuma Eleven Go Galaxy Big Bang. Vediamo un po' che succede, che abbiamo l'allenatore Fudo che dovrebbe essere Caleb Stonewall. Chissà che cosa vuole. Ah, ho capito, questa sarà la formazione che dovrà sconfiggere gli Inazuma Japan, vero? Eh già. Tutti quanti gli altri scartati delle altre squadre, insomma i più forti, i capitani credo a questo punto, hanno formato una squadra. E lui vuole affrontare appunto con la sua squadra l'Inazuma Japan. Ovviamente Astero Black dice, sì, va bene, facciamolo. Perfetto allora. Astero Black è convinto della forza della sua Inazuma Japan. Se perdono vuol dire che non sono all'altezza. Contro l'Uzbekistan, Storm Wolf! Grande, mi piace! Mi piace questa cosa! La finale! Questa è la finale! Poi comunque sì, abbiamo due partite. Una contro appunto la Resistenza, contro Inazuma Japan, non so di preciso come si chiama, ma la prossima è l'Uzbekistan! Chissà chi incontreremo nello spazio. Perché ovviamente andiamo nello spazio, anche lo scorso episodio l'ha fatto capire. Però comunque sia, noi formeremo una squadra nuova forse, con tutti quanti i membri provenienti dalle altre... Dal mondiale, insomma, magari. Tipo una specie di forza della Terra per combattere gli alieni, non lo so. Ottimo, ottimo. Vabbè, dialoghi qui comunque sia... All'inizio, dopo... Se vedo qualcosa di interessante lo metto come sempre accanto. Vabbè, ormai lo sapete, no? Se mi seguite, se avete seguito il let's play, oramai sapete come faccio. Perfetto, allora. Io però vorrei subito affrontare la squadra avversaria ora. Cioè, non quella della finale, ma la resistenza. Cosa? Boh. Andiamo un po' a vedere che vuole, va. Però non ho capito bene dove vuole che andiamo. Yoto Habakrando. Non lo so. Ah, il campo da calcio questo qui. Ma facciamo subito la partita, dai. Alla grande. Un po' di allenamento supplementare non fa mai male. Ma doveva essere disegnata! No, che peccato. Se era disegnata era fantastica. Hakuryu? Bye long. Sonna, nan desu ka? Le affronterete. Noi siamo la Resistance Japan. Piace come nome. Resistance Japan. Faremo una bella partita. Sì, lui ovviamente era Michael. No, Michael, com'è che si chiamava lui? Lui era vecchio compagno di squadra di Riccardo e company. Vabbè dai ragazzi, io sono molto carico per questa partita. La volevo davvero tanto fare. Quindi, ok, con un po' di lag però ci siamo tutti, dai. Perché vai a scatti tu, amico mio? Io vado benissimo, guarda. Pronti allora, affrontiamoli. Sei pronto ad affrontare la mia squadra? Ma certo. E ti batterò anche. Shindo Tsurugi, Tescado e Ibuki. Ok. E Riccardo possiamo anche metterlo qui. Non serve che sta ancora in difesa. Poi dalla prossima mi sembra che possiamo cambiarlo. Da quello che mi sembra di aver capito. Sì, sono tutti quanti i membri, i capitani degli altri team. Membri nonché capitani. Sono forti, devono essere forti. Altrimenti non c'è gusto. Bon, siamo pronti? Quindi se noi perdiamo loro rappresenteranno il Giappone mondiali. Non c'è male, non c'è male. L'idea è buona, ma da metterla in pratica...
Oh, livello 24? Acci picchia. Allora sono forti sicuro. Tutti a livello 24 sono e hanno anche degli attacchi niente male. Sì, vabbè, hanno le loro tecniche peculiari, ovviamente. Tutti quanti le conosciamo, tanto c'è bisogno che ve le dica. Va bene. Facciamo finire loro i punti tecnica, così si arrangiano e poi facciamo gol. È semplice la cosa. Questa partita deciderà il destino del Giappone. Che fanno? Ci rubano palla? Certo. Neanche ci devo provare ad andare avanti. Ecco, l'ho detto. Non mi aspettavo però che fossero livello 24. Sono molto forti. Va bene. Già. È invincibile. Che fa Riccardo? Vuole... Ok, White Breath dovrebbe essere. No, aspetta, White Hurricane, Uragano Bianco. Cioè, lui vuole fermare il tiro, ma lui ci va con Panther Blizzard, oh mio Dio! Panther Blizzard è un tiro a catena? L'ha indebolito, ma non è abbastanza. Ok, forse possiamo pararlo. No, ah, non è nuova, sembrava nuova per un attimo. Perché ha cambiato traiettoria e dico, ma come, dal basso è nuova allora, invece no. Una pallonata da solo si è dato. E poi okay, ma che cavolo combini? Niente, mi è scappata. Non è che voi pure avete fatto tanto, eh. Beh, il tiro era molto forte comunque sia, non c'è che dire. Erano due tiri forti a catena. Quindi... tanta roba. White Blizzard. Oh! Oppure... Uragano Pantera? E quindi andiamo ancora all'attacco. E invece lui ci intercetta. E infatti sì. Però ragazzi fanno dei passaggi molto precisi. Potrebbe... Oh, fa tecnica. No, non fa la tecnica. Se ce l'hai, falla. Non è ancora finita. Ah, si è ricordato di quel momento. Accidenti. No, cavoli, non posso fare niente con lui. Però è un tiro lungo, quindi perderà molta potenza. No, 180! Non lo parerò mai. Non lo paro mai. Porca miseria. Sono forti, eh. Sono molto forti. Vorrei dire che dovrò giocare più forte anch'io. Ok, forse lo evito. Porca miseria però. E mo ti frego. E mo ti frego. E dai! Ma allora lo fanno apposta. Ma ero più forte. Ero più forte. Mi ha fermato. Ma dai! Ma siete dei pezzenti, siete. Vai. Beh, lui c'ha la parata di fuoco, lui. Tipo fuoco, quindi vado con stoccata invertita nell'anime, la chiamano. Sì, a Loli Road ti abbiamo stracciato, ma questa volta non ti farà gol, sei sicuro? Mi sa proprio che c'hai ragione. E invece sì! ...388 di presa. Ok, ho capito. Sono fatti per farci perdere.
Non c'è altra spiegazione. Sono fatti per farci perdere. Assolutamente. Per forza, non c'è altra spiegazione, se no. Oh, ma una parata normale 388? A livello 24? Ma dove si è vista mai? Dove si è vista mai? Guarda, 192. Ma scherziamo? Toh, volevo tirare ma non ce l'ho fatta. Ok, allora c'è la difesa, che non ce la fa a farlo, ovviamente. Niente ragazzi, non riesco a fare niente. Spero che sia scriptata, perché sennò altrimenti è grave. È molto grave. Footwork. No, mi blocca sicuro. Infatti. Boh, intanto io continuo a provare. Ma forse nel secondo tempo succede qualcosa. Sì, sì, vabbè, questo sapevo che era offside, quindi... Non mi crea problemi. È difficile, è difficile. Cioè, avremmo fatto già due gol, veramente, eh. Però... Dato che il gioco non ti permette di segnare. Si è potenziata, ma non risolve nulla. Eppure. E non c'è niente per contrastarla. Ma allora. Infinity zero. Bello. Lo tiro boh palla, niente invece. Non c'ho punti per farla. Quanti punti consuma? E mo però devo pararla. Voglio dire, è abbastanza lontano. Ah, 2,55, no? Dice, sai, capace troppo lontano, dopo dobbiamo potenziarlo. Ma non è, no, no, è impossibile. Non fatelo tirare. Vabbè, comunque siamo al finito primo tempo, dai. Almeno questa consolazione, cioè, che è finito il primo tempo. Mamma mia. Ovviamente i giocatori sono abbattuti. Ma è normale. Cittano. Con i chat pure sono bravo. A meno che non possano giocare solo per un tempo. Però sembrano ancora freschi. Quindi, no. Certamente anche il secondo tempo dobbiamo fare. Allora, ricarichiamo un po' un attimino i giocatori, allora, quelli che hanno corso. Forse ora possiamo riuscire a fare gol, o dobbiamo soffrire anche il secondo tempo? Dobbiamo soffrire per forza? Sì, mi sa proprio di sì. Mi sta per l'idea che devo... attivare l'evento con tutti quanti i giocatori. Mi sta per l'idea questa cosa. Vabbè, lei è OP. La voglia di, lei è OP proprio.
Cioè, noi riusciamo anche a rubare palla a volte, però... altre volte, invece... Illusion Board. Va bene, va bene. Va bene. Ecco. Buddy. Toccherebbe a Buddy ora. Oh, cavolo. No, ma non si può. Non può essere così, ragazzi. Ma da dove parte il 213 di potenza? Ma stiamo scherzando? Io spero solo che sia programmata per farci perdere. Perché sennò davvero è da sclerare. Mi tocca le armi fino al 24 almeno. Per avere un po' di chance di sconfiggerli. Ma anche arrivassi al 99 sono sempre più forti loro. Nel caso sia scriptata, appunto, ripeto. Perché io non ci posso credere. Che ti fanno affrontare una squadra di livello 24. Questi dallo scorso in Azuma, questi dallo scorso in Azuma sono rimasti forti uguale. Dice, che facciamo? E to, una parata normale, tanto è inutile. Cioè, neanche ci provo. Vediamo un po'. Quindi, boh, se fa un tiro normale ci provo a pararla. 178. Vabbè, tanto. Tanto oramai uno in più, uno in meno, non fa differenza. Finiamo sta partita velocemente e basta. A posto, vediamo un po' che cavolo è successo, mo. Ho perso, sì, va bene, allora... Vabbè, andiamo avanti, per favore. Però sono salito di livello, almeno quello. Almeno sono salito di livello. Una disfatta totale, proprio. Ma non te la puoi prendere con lui. La colpa è di tutti. Ci sta... Cosa che è morto là, Manabe? Chi è? Manabe che è morto? Sta disteso a terra, accasciato. Il gioco è finito per i membri dell'Inazuma Japan. Non siete gli unici a poter giocare a calcio. Non potrete combattere nemici più forti se perdete contro di noi. Ok, dispiace di aver perso, ma... erano chiaramente più forti. Che cosa ha da dire a proposito? Questo è il calcio. La paura del calcio? Strano. Perdere è stato necessario affinché continuassero a vincere in futuro. Il calcio del livello mondiale è particolare, in effetti. Va bene, quindi questa sconfitta ci è servita. Beh, in effetti sì, ti fa crescere sicuramente la sconfitta, però non in questa maniera. Non in questa maniera. Se mi permetti. È stato un po' scorretto il modo in cui ci hanno fatto perdere. Potevano mettercela in una maniera molto più semplice. Ad ogni modo, io penso che mi allenerò ancora un po' prima di affrontare i lupi dell'Uzbekistan. Quindi, intanto penso comunque sia che l'episodio possiamo concluderlo qui, no? Ma vediamo un attimo le ultime cose che ci dicono. Oh, cavolo, sta davvero arrabbiato. Ok, dobbiamo andarlo ad aiutare. Va bene. Ci sto, però penso che... che prima farò un po' di allenamento comunque sia. Come stiamo messi ai parametri? Ok, siamo carichi. Un po' di allenamento non può che farci bene. Ah, devo per forza andare da lui? E se provassi invece a rientrare in altri posti? No, devo andare a parlare con lui. Va bene, Cuggio, allora
Vediamo un attimino cosa c'è da fare con il portierone. Di buchi. Oh, capitano. I buchi, che fai qui tutto quanto da solo? Ti stai allenando, eh? Sì, insomma, sai com'è. Quando giocava a basket, lui si esercitava sempre con i suoi compagni. Beh, potrebbe farlo anche con il calcio, no? Lui si allenava, però i suoi compagni di squadra erano cattivi. Ah, quindi siccome gli altri erano cattivi con lui, ha deciso di allenarsi da solo, da quel momento. È il suo modo praticamente di giocare. Però non può migliorare da solo. Ha detto che si allenerà abbastanza fino a riuscire a fermare i tiri della Resistance Japan. Va bene. Un'ora. E ovviamente lui ci mette il carico sopra. Nella prossima partita sarà Riccardo a fermare i tiri della squadra avversaria. Non si fida proprio per niente del portiere. Zero paccato. I buchi ha le mani bucate. Praticamente questo gli sta dicendo. Allora, ragazzi, a me Riccardo, dico la verità, non è che mi sia mai piaciuto come personaggio da per giocare o cose varie, ma in questo gioco mi sta veramente sulle palle, Ma tanto, 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 è scontroso, è scorbutico, non si fida per niente degli altri compagni. Oh! Modera un po' i termini, cavolo. Datti una regolata, figlio. Non è che perché mostri di avere più tempo nella squadra puoi fare bello e cattivo tempo e puoi fare quello che ti pare, dire ai compagni che fanno schifo. Oh! È odioso! Che è successo? C'è una sorpresa? Dai, andiamo su! Anche per voi! Ah, quindi loro vogliono continuare ad allenarsi per diventare più forti. Ah, ma c'è un meeting. Ah, ok, quindi il meeting è importante, giustamente. C'è un meeting per vedere probabilmente che la squadra avversaria. Qualcosa su qualche informazione. Victor però è molto preoccupato. Bene allora Cuggio, per questo video è tutto e nel prossimo affronteremo ovviamente i lupi bianchi, a meno che non ci sia un'altra partita da fare contro la Resistance Japan. Io vado un attimino ad allenarmi, qua sono carico. Come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio e spero che vi sia piaciuto vedermi perdere 7-0. Forse potevo limitare un pochino le perdite, ma non ci sono riuscito, non sono stato in grado. Ad ogni modo, io vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!